Ciao, sono lo Ste e con questo video voglio raccontarvi di quella volta che ho raggiunto il lago Baitone d'inverno. Quello che vedete nelle immagini è il punto di partenza delle camminate che vanno verso la Val Miller e la Val Magga. Questo punto però d'estate è facile da raggiungere in macchina, mentre d'inverno le cose sono un po' più complicate. Infatti io per raggiungere questo posto ho dovuto camminare quasi un'ora con le ciaspole ai piedi. Nonostante attorno a me fosse tutto innevato, io nella testa riuscivo a rivedere quel posto lì come fosse stato, cioè vedevo i prati verdi, vedevo gli animali al pascolo, vedevo le persone che finivano di allacciarsi le scarpe, parcheggiare, mettersi lo zaino in spalle e poi partire. Continuando la mia camminata ho avuto qualche sporadico incontro, qualche camoscio. E riuscire a fotografare e fare anche un breve video di due pernici che camminano sulla neve. Le pernici non le avevo mai viste dal vivo, cioè non ero mai riuscito a vederle così bene dal vivo. Devo ammettere che non è stato facilissimo, cioè ho lasciato la macchina molto prima del previsto e ho dovuto mettere le ciaspole ai piedi, avevo con me entrambi gli obiettivi, in più avevo il cavalletto, dovevo aiutarmi con solo un bastoncino, sì, perché l'altro la settimana prima era finito in mezzo a un canalone, quindi ho optato per lasciarlo lì e recuperarlo in caso in primavera. E c'era molta neve, infatti in alcuni tratti era stata spostata dal vento e arrivavo a sprofondare quasi fino al ginocchio con le ciaspole, anzi no, un paio di tratti diretto proprio il ginocchio, quindi molto farinosa, molto complicato. Una volta arrivato in vetta non vi dico l'emozione, cioè me l'ero immaginato proprio come l'ho trovato in effetti. Livello fotografico non è una buona prospettiva perché d'inverno il sole rimane molto più basso, quindi l'ombra della diga è proprio sul lago e anche arrivarci un attimo prima, un attimo dopo le cose non cambierebbero, cioè il sole in quel punto lì compare per poche ore e in quelle ore fa quell'ombra lì. Nonostante questo sono abbastanza affezionato alla fotografia, ma non alla fotografia in sé, a tutta la fatica che c'è stato dietro. Il lago Baitone l'ho visto un sacco di volte d'estate, vederlo d'inverno, cioè vedere lo stesso posto, però coi vestiti dall'altra stagione, vedere come cambiano le cose, mi ha sempre affascinato. Che vista, vero John? Una bella faticaccia, lingua in terra però. Cosa? Tu non hai faticato? Ah, tu in quanto mio amico immaginario non fatichi. Ah, ecco, quindi l'unico a fare fatica sono io.